Fausto Cappelli. Buongiorno a tutti. Partendo dall'idea di Massimo, raccogliendo l'idea di Massimo, io e Rodolfo Morbidelli ci siamo attivati, non sapendo a cosa saremmo andati incontro. Pensavamo di trovare da qualche parte una raccolta completa, un tutto di tutta quella giornata. E invece così non è stato. Abbiamo dovuto bussare diverse volte e devo riconoscere che tutti hanno contribuito in modo spettacolare ad aiutarci, iniziando da, chiaramente dal cedito della diocesi di Viterbo, dal dottor Silvio Scenzi, allora sindaco, dall'Unitalsi, dal monastero di Santa Rosa, dalla parrocchia della Quercia, dalla parrocchia di Maria Santissima Liberatrice. E eccolo qua, c'è qui il nostro amico De Zanet, anche lui ha contribuito in modo particolare. E diciamo che abbiamo raccolto intorno a 250 foto, una cosa incredibile, che se ci avremmo dovuto acquistare la Vaticana, chissà quanto ci sarebbero costate, una cosa incredibile. Durante questa ricerca, tra l'altro, per una serie di si vede che poi, chissà se il Santo Padre o San Rosa, per una serie di coincidenze incredibili, io ho conosciuto il professor Ilari Luciano, che è l'autore di questo manifesto qui, che a suo tempo uscì per l'arrivo del Papa. E lui conservava, fortunatamente, l'unico manifesto 100x70 che era rimasto. E quindi noi ci ha dato, diciamo, con grande gioia, e abbiamo provveduto a rielaborarlo. Ma non solo questo, oltre al recupero fotografico, sempre per puro caso, a Canino, da donne Lucio Luzzi, abbiamo trovato le uniche, credo, due cassettine magnetiche con tutti i discorsi del Papa da Pio. Ecco, tutto questo materiale, e questa è la nuova contentezza mia e di Rodolfo, l'abbiamo digitalizzato e quindi rimarrà per sempre. E dirò che Rodolfo Morbidelli ha fatto un lavoro incredibile, perché ha restaurato tutte queste foto. E quindi tra 30 anni, se ci saranno due pazzi come me e come Morbidelli, probabilmente dovranno già tutto fatto. E quindi tutto questo materiale poi diciamo sarà finalizzato ad una proiezione, che non vi diremo che cosa conterrà, chiaramente sarà una sorpresa. Dopodiché il 30 inaugureremo questa mostra fotografica all'interno della sala del conclave, e in questa mostra fotografica non ci saranno soltanto le foto, ma perché noi siamo riusciti a raccogliere anche pagine di giornale dell'epoca, piccoli aneddoti, racconti, l'annullo fotografico è stato fatto con il francobollo proprio apposito, sono state coniate due medaglie per l'arrivo del Santo Padre. Quindi, ecco, per esempio, tra i vari articoli che abbiamo trovato, io non sapevo, forse alcuni lo sapevano, ma lo smarrimento dell'anello del Santo Padre era suo alla Quercia, io non conoscevo. In pratica questo anello, quando lui ha dato la mano, è rimasto tra le mani di questa fedele. E allora questa, sì, Santo Padre, l'anello, c'è stato un momento così, questi sono piccoli anelli. Non sapevo nemmeno che al tempo fu fortunata dal comune, insieme ad altri enti, una Jeep, una Land Rover al Santo Padre, destinata poi a un paese dell'Africa, allestita con una sala parco. Ecco, abbiamo riscoperto una quantità di cose incredibili che erano andate nel dimenticatoio. E quindi diciamo che tutto questo evento che abbiamo ricostruito servirà non solo a noi che l'abbiamo vissuto per ricordare quei momenti, ma anche per chi non l'ha vissuto, per vedere che cosa è successo in quella giornata. Grazie.